Allora, ciao Michele, ci troviamo per Slow Wine 2021 in questa edizione nuova che però considero importante, foriera di risultati positivi, ovviamente dettata dalla fase molto difficile che stiamo vivendo e che però affrontiamo con la gioia di un buon bicchiere di vino, ovviamente targato Carugate. E partiamo subito con la domanda fondamentale: conoscere la tua azienda, la storia, che so essere molto radicata, i protagonisti via via che si sono succeduti, quelli attuali, e poi naturalmente prospettive future e via discorrendo, insomma. Certo, grazie Roberto, piacere insomma, anche sì, in maniera differente dare un contributo quest'anno alla guida in così via video e quindi mi fa solo che piacere essere qua per rispondere. Ti chiedo solo un secondo che chiudo una porta perché c'è un busto, un secondo solo. Perfetto, così è più silenziosa la stanza. Benissimo. Dicevo, la storia della famiglia Tessari è una storia che parte da lontano, perché se è vero che da un punto di vista enologico abbiamo magari una trentina, 86, 96, 35 vendemmie alle spalle con il marchio di Carugate, è vero che dal punto di vista viticolo abbiamo una storia secolare. Perché la famiglia Tessari, il mio bisnonno, ha iniziato nel primissimo dopoguerra a coltivare le prime uve a base Turbiana, a base Garganega. Erano gli anni che precedevano la prima guerra mondiale, il secolo breve, come ci piace definirlo, e fu un'avventura che iniziò. E si fermò anche perché mio bisnonno morì a soli 31 anni quando la spagnola se lo portò via. Furono anni difficili in casa Tessari, mio nonno rimase orfano di guerra e fino agli anni 30-35 pensò, diciamo, a consolidare quello che aveva. E poi arrivò la Seconda Guerra Mondiale, anche lì ci fu l'altro stop che ha contraddistinto la storia di molte famiglie italiane, veronesi, venete. Diciamo che la vera partenza parte con mio nonno negli anni 50, quando torna dalla Seconda Guerra Mondiale, fuggendo a un campo di concentramento sulla Côte d'Azur, attraversandola, e lui mi raccontava sempre che vedendo queste distese di vigne diverse da quelle che c'erano qui sul Veronese, quindi alberelli, e cibandosi di bacche di uva, perché la fuga durò 20 giorni e fuggirono dopo l'8 di settembre, quando si firmò l'armistizio. Lui attraversò la Côte d'Azur con un suo compagno di fuga, è anche un film questo, perché nel ciclo di Carugate c'è stato fatto anche un cortometraggio. Arriva in Italia e dice: se io porto a casa la pelle, qui la viticoltura che mi ha dato una mano prima della Seconda Guerra Mondiale e adesso cibandomi dell'uva mi ha dato una mano a tornare a casa, io mi dedico anima e corpo. Così è stato, prime barbattelle di Garganega sul Monte Fiorentine, che ancora oggi è il clou di riferimento dell'azienda, prima cantina alle Rugate e poi successivamente a Brognoligo e primi vini sfusi fondamentalmente che escono dalla cantina. Negli anni 70 arriva poi mio padre, nel 75, dove cominciano a fuoriuscire anche le prime bottiglie col marchio Tessari Fulvio e figli, allora l'azienda era quella. Fino ad arrivare all'86, quando nasce Carugate, perché i Tessari sono un cognome ubiquitario qui da noi, nel Veronese, e quindi prendiamo il nome dalla collina che ci ha dato i natali alle Rugate, Carugate, 86, primo marchio Carugate, prima bottiglia marchio Carugate, fino a iniziare a solcare i confini internazionali, arrivare agli anni 2000, dove arrivo io, e do questo supporto organizzativo. Diciamo di coordinamento, di strutturazione dell'azienda che oggi varca più di 95 confini,
locali di province italiane e 45 confini internazionali. Sono circa 700.000 le bottiglie su 90, e sottolineo 90, ettari in conduzione totalmente da quest'anno in regime biologico. Infatti, questa tua ultima precisazione è molto importante e volevo ricollegarmi prendendo anche quello che hai detto, cioè l'azienda è un'azienda che ha dimensioni significative. Tu hai detto abbiamo ottenuto la conversione in biologico, abbiamo quindi fatto un percorso molto importante. Cerchiamo di far capire meglio che cosa succede, usiamo il termine, dall'alba al tramonto, nelle vigne di Carugate. Precisando una cosa su cui poi chiaramente ti spenderai tu. Qui parliamo di un'azienda che la chiamiamo ormai l'azienda delle tre denominazioni. Corretto. Sì, una bella domanda articolata. Beh, le tre denominazioni, parto dall'ultima parte della tua domanda, sono le tre DOC che ci hanno convinto ad investire i nostri sforzi. Sono la DOC Soave Classico, che è stata la prima fin da sempre, noi abbiamo 100 anni di storia. Nel 1998 abbiamo iniziato a piantare, a coltivare e acquistare le prime vigne in Valpolicella, a Montecchia di Crosara, quindi la seconda DOC arriva 22 anni fa, a Carugate, e quindi abbiamo un'esperienza di circa 20 anni. E la terza DOC, che chiude il cerchio di esperienza viticola, arriva nel 2008, quindi una decina d'anni fa, 12 anni fa, è la DOC del Sindurello, nel comune di Roncà, che è la più piccola DOC del Veneto, e che ci dà dando grandi soddisfazioni. Perché tre DOC? Perché crediamo che la crescita professionale del personale, dell'imprenditore, della famiglia, e B, anche dei collaboratori, passi attraverso nuovi stimoli. Quando sei stimolato a fare cose nuove, fondamentalmente cresci più in fretta. E la dimostrazione è stata nell'abbracciare la filosofia della conversione biologica. Noi siamo arrivati forse un po' in ritardo rispetto ad altri colleghi del territorio, ma volevamo essere consapevoli che queste tre DOC fossero in grado di essere gestite con questa nuova filosofia, anche di vita se vogliamo, perché ricordiamoci che la cosa più importante, almeno dal mio punto di vista, è fare i vini buoni. Se poi li facciamo anche sostenibili, abbiamo raggiunto la perfezione, ma prima di tutto bisogna fare i vini buoni. Non deve essere una cosa alternativa, che il vino buono deve essere alterno al vino sostenibile. No, devono entrambi viaggiare sullo stesso binario. Quindi abbiamo fatto 5-6 anni di prove per vedere se a Roncà, a Cazzano, a Montecchia, nella parte alta della collina, la gestione biologica poteva avere ragione di esistere, e ci siamo convinti che poteva esserci questo tipo di approccio, e così siamo andati avanti. C'è un motto, quando si arriva a Carugate c'è un motto che campeggia all'ingresso, che recita auspice coelum ut agricola, che significa guarda il cielo come fa il contadino. Sono poche parole, ma danno il significato di quello che è il nostro mantra. La viticoltura, diversamente non avremmo messo in conduzione 90 ettari, avremmo fatto un altro percorso. È per noi la cartina del tornasole di quello che è la nostra filosofia. Se hai la vigna, fai l'uva, se fai l'uva, fai il vino. E poi lo fai anche buono magari, ma quello dipende da tante cose. Quindi siamo convinti che la forza di un'azienda agricola stia nell'essere agricoli, nell'avere le vigne, in conduzione possibilmente. Non è solo questo il percorso di Carugate. Tu citavi il tema della sostenibilità, ma la sostenibilità passa attraverso non solo nel produrre un vino che abbia una certificazione, io credo, ma passa attraverso anche un approccio mentale di un percorso di crescita che tocca a Carugate vari temi. Il primo, quello di aver creato il primo museo di interesse regionale della Val d'Alpone. Qui in Val d'Alpone ci sono musei importanti, come quello di Bolca, dove si parla di fossili, quello etnografico, che è il più importante museo dei fossili al mondo, pochi lo sanno, ma è così, a Bolca.
C'è il Museo Etnografico di Roncà, ma c'è anche l'Enomuseo di Carugate, che ripeto è un sito di interesse regionale, che ha raccolto tutti gli strumenti, tutti gli attrezzi della nostra famiglia e riportati nella cantina all'interno di una casa del primo dopoguerra. Una grande testimonianza. Scusa, credo che... Prego. Su questo è il tema della fattoria didattica? Quello è un altro passaggio ancora. È un museo, è un passaggio. Fattoria didattica, dove abbiamo raggruppato queste teche entomologiche con tutti gli insetti utili e meno utili presenti nella natura per farli vedere ai visitatori, in questo caso ai bambini, alle persone che hanno più curiosità. Quindi c'è l'Enomuseo da una parte, la fattoria didattica dall'altra, e visto che siamo in tema di temi di sostenibilità o comunque di inclusione, se vogliamo, anche da un punto di vista sociale, l'obiettivo di Carugate, e sarà realtà, perché se c'è una cosa che mi contraddistingue è la tenacia, sarà quello di diventare fattoria sociale. Noi viviamo in un territorio bellissimo, il territorio di Monteforte del Pone, il territorio a più alta densità viticola d'Italia. Dobbiamo riuscire a dare a quelle persone che hanno sensibilità emotive diverse un aiuto, un supporto, un'inclusione. Quindi saremo, attraverso dei corsi che stiamo facendo con il personale, ma io poi non faccio tutto io, caro Gatti, abbiamo una squadra di 20 persone appassionate, innamorate del proprio lavoro, di cui 20, di questi 23 stanno facendo questo corso per far sì che le diverse emotività che esistono nell'ambito sociale di qualche disagio possano, a Carugate, attraverso delle convenzioni, diventare una virtù e quindi si possa dare origine a un percorso di inclusione sociale di qualche persona, ovviamente, che lo merita. Questo è un elemento che ti avrei chiesto più diffusamente, tu lo hai già fatto, e mi pare che questi due elementi, concetto di fattoria didattica, il museo che hai ben precisato, e quest'ultimo elemento, direi che, senza volerla ingigantire troppo, ma è un elemento che vi fa onore ed è un elemento di nobiltà, c'è poco da discutere. Voi, io posso dire che state, secondo me, questa è la mia opinione, mettendo insieme questi due elementi, la terra, la contadinità, l'imprenditoria, e però anche una visione ampia, un'idea di movimento e anche, se posso usare, un elemento di solidarietà che in questa fase del mondo, piccola o grande sia, da qualsiasi parte venga, è veramente straordinario, insomma, ecco questo. Grazie, ne siamo convinti, e siamo convinti che se lasciamo ai nostri figli, perché io ho avuto la fortuna di ricevere da mio padre un grande patrimonio, così come lui ha avuto da suo nonno, se io lascerò a mio figlio un domani un raggiunto diverso, che non sia solo sul numero di bottiglie prodotte, sul numero di ettari in conduzione, ma sia sugli altri temi che abbiamo citato adesso, io credo che abbia valuto la pena di aver vissuto, se si raggiunge questo. Perché questo è il messaggio da lasciare ai nostri figli, di dare una sensibilità diversa, non una vigna in più, una sensibilità diversa. Ecco, io ti chiedo altri due elementi importanti. Il primo, relativamente a questo elemento della viticoltura, so che c'è con te una persona di grande esperienza che è Giampiero Romana, e ti chiedo qual è il suo contributo, perché questa scelta è ovviamente legato allo sviluppo di Carugate, questo è evidente, non... Ecco, in questo senso ti chiedo questa cosa, insomma. Grazie di questa domanda, perché la gratitudine è una virtù che bisogna ogni tanto manifestare. Nel 2004 Giampiero Romana, assieme anche a Beppe Caviola, perché voglio citare anche lui, visto che è un altro professionista... No, scusami, non me l'ero dimenticato, è per la prossima domanda. Comunque tu vai avanti, tanto discorriamo. Qual è la volontà della famiglia Tissare? Che è quella
se vuoi raggiungere l'eccellenza, credo che in ogni ambito devi attorniarti da collaboratori che non siano degli yes men, che dicono sempre sì, sì, sì al parone, ma siano delle persone che diano valore con la loro esperienza. Quindi nel 2004, memore del fatto che la contaminazione porta valore, avevamo deciso di avvicinare sia Gian Piero Romana per quanto riguarda la vigna, quindi un agronomo, sia Beppe Caviola per quanto riguarda la cantina, per avere due voci che fossero fuori dal coro, okay, ma che ci aiutassero a cantare meglio. Perché noi viticoltori, se va bene, facciamo 30, 40, 50 vendemmie nella vita, e va bene, e impari di anno in anno. Ma persone che ne fanno 5, 6, 7 perché hanno più esperienze di anno in anno riescono a trasmetterti delle informazioni, dei punti di confronto che ti fanno crescere velocemente. E alla base di Carugate, di questa crescita importante negli ultimi 20 anni, stanno le collaborazioni con questi signori, con questi professionisti innamorati del proprio mestiere, perché sono persone che non arrivano con la Bentley, arrivano partono alle 4 della mattina per essere alle 7 in vigna a Montechia, partendo da Roddi piuttosto che da Dogliani, e in cantina. Quindi sono persone che hanno abbracciato la nostra filosofia e che oggi, 20 anni dopo, più o meno, siamo ancora qui a confrontarci ogni anno, e non è facile confrontarsi per 15-20 anni di fila, sappiamo che ci sono i punti di... Il tempo può essere positivo ma anche corrosivo. Corretto. Noi ci siamo riusciti, a dimostrazione del fatto che la filosofia era quella, eccellenza senza compromessi, con attenzione ai vari temi che abbiamo citato prima e di cui anche altri ce ne sono, insomma, scelte di cantina, blend, tutto quello che ci ha fatto crescere e ha fatto crescere, aggiungo io, anche i miei collaboratori, perché i miei collaboratori, l'enologo residente, l'agronomo di campagna, il cantiniere, tutte quelle persone che si parlano assieme a queste persone, sono cresciute, quindi si è creata una squadra veramente importante. Benissimo, e questo è una grande chiarezza, e appunto mi collego subito e cominciamo a esemplificare, a spiegare il percorso enologico, quali sono gli elementi quotidiani, come si dice, quali sono gli strumenti di lavoro, ma ancora di più qual è l'idea di vino, se puoi spiegarmi anche piano piano, che si è evoluta, si è manifestata in tutti questi anni, quella che adesso vi è propria, e naturalmente se già avete una proiezione futura. Certo. La concezione stilistica, se vogliamo parlare di vini, per quanto riguarda la famiglia Tessari, è quella di andare sempre a trasferire nel bicchiere quello che ovviamente la materia prima ci dà, è quello pacifico, ma aggiungendo quel punto di bevibilità che solitamente porta anche eleganza, ok, a tutti i vini. Mi spiego meglio. Noi sappiamo che in vigneto si può anche in certe situazioni concentrare, magari raccogliere l'uva più tardi, dare più acqua, insomma fare delle forzature. Ma quando forzi la mano ti porti in casa una materia prima che poi devi domare, devi gestire. E la filosofia di Carugate è totalmente contraria. Noi non vogliamo forzare la vigna. Primo perché la vigna è il patrimonio più alto che abbiamo. E se la forziamo, poi negli anni non ti contraccambia. Quando gli tiri il collo a chiunque, prima o poi si ferma. E non forzando la vigna, non volendo andare... E poi perché? Non la forziamo perché? Perché ricordiamoci che la nostra viticoltura è una viticoltura di montagna. L'Essin Durello lo produciamo a 600 metri d'altitudine. La Valpolicella è a 470 metri d'altitudine. Il Soave un po' meno, ovviamente, ma sono tutte DOC, le produzioni che ci danno, che hanno delle sensibilità diverse, dove non puoi chiedere di più di quello che ti dà alla materia prima.
quindi in cantina arrivano materie prime che hanno delle eleganze, mettiamoli così, organolettiche, che fanno sì che l'enologo, una fattispecie, intervenga il meno possibile, anche con le solforose, perché poi quando la materia prima è perfetta non serve andare a effettuare chissà quale magheggio, ma noi non abbiamo, non sappiamo cosa sia l'osmosi inversa, non abbiamo mai usato il concentratore, cioè, queste macchine che ti propinano come essere la panacea di lacune agronomiche non esistono a Gaudate. Allora, mi viene in mente una battuta, ma allora ma siete anche umani per parlare con la voce di Paolo Villaggio? Ma siamo persone sincere, diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo, punto. E la dimostrazione è la gita per la cantina. Se uno gira per la cantina, trova il piano di imbottigliamento, quelle quattro macchine, le pompe, peristaltiche, che meglio se... E quindi quelle quattro attrezzature che servono solo per trasferire e non inserire. E poi l'altro punto di forza della famiglia Tessari, della mia squadra, è quella di volerci mettere in discussione. Non te lo ordina il dottore, infatti, di andare a produrre vini come il Bucciato, lo Studio, il Vin Santo di Brognoligo, l'Amedeo, se vogliamo. Quindi sono quei vini un po' cerebrali che quando vai a produrli, che hanno una storia particolare, tu li conosci perché li hai anche assaggiati, ti prendi dei rischi, perché insomma non sono i vini che vendi così con facilità. Ma è lì il punto di forza. L'essere viticoltori artigiani, consentimi questo termine abusato da tutti, ma essere appassionati, se non altro, ti porta ad andare a riscoprire quei vini prodotti con determinate insomma, tipologie di approcci che fanno bene, ti fanno ricondurre all'essere normali. Senti, allora, una domanda che può essere, che secondo me è importante, che farei a qualsiasi produttore del Veronese, ma a te in particolare dico questo per tutto quello che hai appena detto. Nelle nuove generazioni di cui tu fai parte, dei produttori del Veronese, quindi parliamo insieme tutte le tre le denominazioni e anche eventualmente le altre che ci sono, che non sono, che sono altrettanto oneste e dignitose di valore, e sapendo che c'è molto un aspetto caratteriale individualista nel produttore, nel contadino, ci sono elementi di parlarsi, di ragionare insieme, di pensare anche ai momenti in comune per far forza, perché il territorio lo merita al 100%, oppure magari è ancora difficile, si va un po'... È una domanda può sembrare retorica, ma secondo me è giusto porsela. Bella domanda. Ti dico, la mia visione, allora, Cargate è all'interno della FIVI, è iscritta alla FIVI, Federazione Italiana Viticoltori Dipendenti, e già lì ci sono dei confronti con dei colleghi che hanno lo stesso cappello. Ma al di là di queste associazioni consortili o di categoria, io credo che sia fondamentale confrontarsi con chi vive la stessa identica tematica produttiva. Io sono su molte chat, una di quella della Valpolicella, che cito, insomma, dove sono produttori di rango che hanno la mia età, ovviamente, perché poi confrontarsi con persone che hanno 40 anni è diverso confrontarsi con persone che hanno 60, 65 o piuttosto che altre età. Quindi abbiamo delle chat dove ci si confronta. Perché oltre che avere, come dire, un confronto su varie tematiche, sul mercato, sul post-Covid, per fare adesso un tema che è attuale, c'è anche un tema che è quello dell'accreditamento. Io credo che quando
sei riuscito a instaurare un rapporto bello, sincero, leale con colleghi che come te hanno la stessa metrica, questi colleghi quando possono parlano bene di te. E tutti noi abbiamo bisogno di parlare bene dei nostri colleghi, perché è solo così che cresce un territorio, quando c'è la armonia comunicativa. Quando non c'è l'armonia comunicativa c'è il disorientamento. E io cerco l'armonia comunicativa, perché è quella che dà valore a tutto il sistema. Qualcuno la capisce prima, qualcuno la capisce dopo, ma non c'è la malafede. Io vedo che molti miei colleghi sono in perfetta buona fede, perché vedono che siamo quotidianamente impegnati su un fronte che è lo stesso. Direi molto importante. Abbiamo messo molta legna da ardere. Io vorrei chiudere in questa maniera, poi tu se vuoi aggiungi. Allora farei così, ritornando al nostro tema delle tre denominazioni. Durello, quindi grandi bollicine e tartufi di mare. Soave, ovviamente. Monte Fiorentine, ma sai che mi sta molto a cuore anche lo studio. Scampi alla Busara, dal Golfo del Quarnaro in versione di Burano Venezia. E poi inevitabilmente, se può andar bene con l'Amarone, da Pastissara e Caval e un vecchio che sia serio, vecchio Monte Veronese. Può andar bene così? Tu sei un veneto che conosce i veneti e che conosce i prodotti tipici della gastronomia veneta. Quindi non posso contraddirti. Anzi, ti dico che approvo totalmente quello che dici, perché la forza di questo territorio è di avere una complementarietà gastronomica che non ha eguali. Quindi, insomma, condivido in toto con quello che hai detto tu, insomma. Va bene. Abbiamo fatto il nostro lavoro, speriamo di averlo fatto bene, ci abbiamo messo la buona volontà, questo è certo. Un grande saluto, ho trasmesso quell'idea di auguri agli amici che bevono, degustano con me, e la realizzeremo in una maniera o nell'altra, la realizzeremo, perché sarà un momento di grande gioia. Ciao Michele. Grazie Roberto, sei un ambasciatore di eccellenza, ma soprattutto un ambasciatore vero e autentico. Grazie. Ciao.